Buonasera ragazzi, cari, io sono Genius, ricordo un video delle 8 wifi di Pokémon Sol e Pokémon Luna. Questa volta non sono solo, sono insieme a Filippo della staff di Pokémon Sol e Luna Nesos League. Ehi là, buonasera. E siamo qui per commentare i match della top 8 del torneo VGC Nesos League che abbiamo fatto poco tempo fa. In questo video commenteremo la best of 3 tra Francesco e BossBat. BossBat tra l'altro è del team competitivo dei Wild Hunters. Se volete entrare anche voi potete contattare sulla pagina Facebook che trovate in descrizione. Comunque, Francesco come team ci porta praticamente l'American Gustav con Tapu Koko, Arcanine, Snorlax, Nine. Celesteela, Ninetales e Garchomp Scarf. Mentre dall'altro lato del ring troviamo BossBat con Fake PG, Arcanine, Tapu Koko, Tapu Fini, Cartana, Porygon 2 e Gigalith. In questo primo match della Best of 3 vediamo le lead sono uguali Koko, Arcanine e Francesco porta dietro Snorlax e Sila, mentre BossBat, Fini e Cartana. Allora, Koko e Arcanine è molto classico, infatti ce li hanno entrambi. Mi Sì, viene da pensare, non so. Cartana, ok, no, va bene. Forse quel Celesteela potrebbe avere lanciafiamme, giusto per pensarlo, però non so anche. Lanciafiamme Su, ce l'hanno soltanto tutti i per Celesteela il quasi. Cartana. Ce l'hanno tutti i Celesteela, sì, in effetti, però ultimamente lo vedo meno, se devo essere sincero. Beh, Poi dipende, vabbè. o si usa Substitute o si usa Flamethrower di solito. Comunque, iniziamo. Bombo. Parte la sfida di BossBat allenatore perché vediamo la lotta dal lato di Francesco. Lead, come abbiamo detto prima, Arcanine Koko Coco Arcanine. da tutti e due i lati. E questa lead è un 50-50. Sì, è sempre Certo. così. Perché poi Poco shiny dipende. poi. Sì, Koko Shiny quindi ci rivela che è timido il suo Tapu Koko, quindi non ci Il sono dubbi. primo, esatto, il primo Coco, cioè quello shiny ha subito attivato l'elettrogenesi, Sì, quindi è attivato per anche primo. l'Arcanine ha Anche preservato l'Arcanine. prepotenza prima, quindi o sono entrambi Esatto. ve più veloci degli altri, oppure hanno vinto, cioè ha vinto la spinta ai Francesco con entrambi. Potrebbe Possibile. essere, dipende dall'Arcanine e dal Tapu Koko. Altruismo. Allora, Arcanine usa altruismo su Tapu Koko e quindi questa penso sia una bella Z elettro Ah sul Tapu beh, Koko, mentre l'Arcanine Arcanine protegge. protegge, Sì, esatto. probabilmente si aspettava la Z su di lui, magari, non lo so, adesso vediamo su cosa la usa. Croco, Probabilmente sì, comunque se ha fatto il massa Z, ping-end, infatti. se ha fatto il ping-end la Z va su Tapu Koko per forza. Qui Probabilmente. mi ha detto Francesco che il Tapu Koko di Marco, di BossBat, forse era più lento del suo, non era max speed. Ah, Quindi anche per ok. questo ha fatto questa giocata e l'ha premiato Per perché toglierselo di mezzo, infatti è Tapu one hit KO, Koko infatti. se Il ne va. Koko subito se ne va. Non Quindi solo kill Arcanine. subito turno 1, ha in vantaggio Tapu Fini Francesco entra in per ora. campo. Entra Tapu Fini e qua Tapu Fini è molto buono con Potrebbe. Switch. Potrei aspettarmi un Muddy Water da un Fini così, però in effetti è anche rischioso sul Koko, però vabbè, No, ovviamente non è senza campo rischioso. elettrico. Esatto. Beh, infatti, senza campo elettrico c'è meno probabilità di fare one hit KO. Qui entra Snorlax. Probabilmente appunto per tankare qualsiasi colpo voglia fare Fini. Oh, An altruismo. anche l'altro Probabilmente lato è sarà un per Muddy Water. altruismo. E vediamo. Cioè, intanto vediamo Fulmine il Tapu appunto che Koko usa arriva, però Fulmine. ovviamente non farà male come prima. Fa Tapu Fini male comunque, fa però non male come prima. comunque anche Fanghiglia. senza strumento che boosta e senza campo. Arriva la fanghiglia con l'Helping Hand che comunque non basta tirare giù Tapu Koko e Snorlax ovviamente lo tanca bene. Tapu Fini Però sono vediamo bei con i danni. leftovers e vabbè Helping Hand è Tapu Fini. Però ti giuro che aspettandomi un altruismo così da quel Tapu Fini, mi aspettavo quasi fosse Specs, se devo essere sincero, però a quanto pare non lo No, era. no, è Qui Coco leftovers. fa Invertible. Ah, Lo giusto. fa su Arcanine prevedendo una protect Prevedere. del Tapu Fini che non arriva perché Probabile. entra direttamente Cartana, ma E qui Arcanine Cartana è fantastico. non si trova molto bene perché adesso gli entra Arcanine e lo va a intimidire. Però sappiamo che tutti e due gli Arcanine hanno Helping Hand. Quindi vediamo, Esatto. intanto Arcanine avversario, Fa quello di fuoco BossBat fa carica. fuoco carica sullo slot Tapu Koko che era in Probabilmente range. può toglierselo dalle palle. Purtroppo però per lui entra Arcanine e E Snorlax Snorlax vince fa di la corsa. maledizione. Oh, Poi bello Snorlax con lo la sua maledizione. Snorlax. Attacco Qui alla né difesa Arcanine né aumentano. Cartana hanno vita facile dall'altra parte del campo, se devo essere E sincero. infatti, vediamo Infatti va di altruismo, probabilmente prende altruismo. storm spada sull'N su Snorlax, infatti che Sì. arriva. Vediamo se lo tirerà giù. C'è tutto HP e no, Esattamente, me non lo tira. l'aspettavo che resisteva. Snorlax Snorlax riesce a va resistere. bene. Fa schifo in difese fisiche, però con un più 1 me l'aspettavo quasi che reggesse. Fuoco carica arriverà su Cartana, Non c'entra immagino, per niente il più toglierselo. uno.
però non c'entra niente Spada Solenne. Ah, è vero, Spada Solenne è vero, ignora le... Fuoco carica dell'Arcanine di Francesco va contro il Kartana avversario, che non è, cioè, che non è mossa Z in questo team, ma è Sash. Forse Quina manca. E forse Quina missa, e qui molto pesante questo miss, perché Arcanine sarebbe stato KO. Sarebbe stato un KO su quell'Arcanine e poi avrebbe avuto fita facile... meglio di prima. Kartana qui usa individua per vedere se l'Arcanine avversario avesse avuto extra rapido. Ce l'ha. Riciclo fantastica. E Snorlax ricicla la sua bacca. Dato che adesso è sicuro di fare quello che gli pare, perché Kartana senza il ping end non gli fa il danno che gli ha fatto prima e regge. Tanto Fini lo manda in range di bacca, ma attaccherebbe prima Kartana. L'unica cosa che gli può dar fastidio è il rientro di Arcanine, che lo va a impedire. E quindi l'attacco di Snorlax torna a più zero e adesso non prende il one hit KO. Se ha predictato bene, mi prevedo, ecco, che vabbè, l'ex rapido arriva su Kartana per forza, perché vabbè, doveva toglierselo di lì, se no, ecco. Esatto. E Tapu Fini, ha predictato bene, Snorlax ha attaccato Fini, ha predictato bene, a mio parere. Sì, ma attaccare, poteva pulsare o attaccare Fini. È arrivato? Perfetto. Sì, ritorno su Fini, ritorno, che regge. Sì, ovviamente certo. Si vede spesso anche con facciata, perché io lo uso appunto con facciata. Per il problema di stare. Esatto, tu lo usi con facciata. Però probabilmente qui facciata era. Vabbè, ovviamente non lo sapeva dell'avversario che va a Fini, però appunto il campo. Comunque, il campo mistico. Qua Arcanine va a fare extra rapido su Tapu Fini, pensava di tirarlo giù, ma non ci riesce. Snorlax si prende un fuoco carica in faccia, si recupera la vita con la sua bacca. E vediamo, Tapu Fini avrebbe fatto un Moody Water, esatto, e dovrebbe tirar giù Arcanine questo, perché adesso è a più uno il Tapu Fini, infatti Arcanine va giù, Snorlax regge anche a più uno, Tapu Fini contro Snorlax non può niente. Maledizione mi sembra un po'... No, beh, non so se fosse la mossa giusta da fare maledizione qui, perché in ogni caso Kartana ti fa sempre Spada Solenne che non altera il danno. Aveva ancora Coco dietro e si aspettava che quel Tapu Fini venisse giù di extra rapido e quindi aveva ancora Arcanine in campo. Purtroppo però non è andata così, purtroppo. Quindi credo fosse la giocata migliore da fare maledizione, a mio parere. Poi magari lui pensava altre cose. Se faceva fuori Tapu Fini, comunque rientrava Kartana, non cambiava niente. Tapu Fini protegge, Coco usa full e non predicta la protect, questa volta va su Tapu Fini e quindi... Coco carica, arriva solo Coco, immagino. Sì, esatto, quindi Tapu Coco perde, cioè viene mandato KO da Arcanine e Snorlax, vediamo cosa ha fatto qui, penso abbia attaccato Arcanine. Forza esatto, Quina, perfetto. Forza Quina su Arcanine. Okay, è stato buono questo. Quindi rimangono Snorlax Celestina contro Tapu Fini e Kartana. Celestina non è ancora entrata in campo. No, quindi vediamo. Non è ancora entrata in campo. In teoria dovrebbe farcela da solo contro entrambi. Però bisogna vedere come se la giocano tutti e due, da una parte e dall'altra. Perché Kartana può avere il free boost su Snorlax, ma morire di Flamethrower. Tapu Fini non fa praticamente niente a Celestina. La spara solenne su Snorlax e rimane a un PS. Rimane a un PS. Questo penso sia un roll incredibile. Mi sa di sì, eh. E non so quanto importasse, perché poi è arrivata la fanghiglia, quindi... Vabbè, sullo Snorlax non serviva a niente, serviva soltanto per prendere flash. Un boost a Kartana. Ma non l'ha preso, Cannon Flash... Il Cannon Flash missa la kill su Fini. Esatto, missa la kill su Tapu Fini, anche il Cannon Flash. E quindi qui in realtà è abbastanza finita. Doveva, è abbastanza finita, secondo me, fare Flamethrower su Kartana. Sì, anche se no, Cannon Flash si era lockato. Perché se Cannon Flash... Mi viene quasi di pensare lockato. Che sia... Cioè, non è lockato. Non è lockato. Ha preso ora i leftovers, non è locale. Infatti l'ho pensato. Poi, che cazzo c'è Specs, Celestina? Non lo so. Cagare. Lo dico, fa cagare. Potrebbe essere. Comunque Celestina non può adesso per vincere contro Kartana e Tapu Fini. E purtroppo questo primo game viene perso da Francesco. Bella giocata in tutte e due le parti. E bravo Bossbat. Bravo Bossbat. Passiamo ora al secondo match. Questa volta, in questo secondo match, Francesco decide di lidare con sempre Coco Arcanine, anche Bossbat fa la stessa cosa. Bossbat continua a portare anche Tapu Fini e Kartana dietro, mentre Francesco decide di abbandonare Snorlax per mettere Garchomp, probabilmente Choice Scarf e Celestina. Garchomp, sì, probabile. Garchomp e Choice Scarf in questo genere di team.
Però non lo ci vedo. Anche non a fianco di Celestila. A fianco di Celestila lo potrei anche vedere, cioè Scarf. Non sarebbe sì. No, ormai Garchomp, Scarf e Double Duck vanno per la Loom, per la maggiore in quest'ultimo periodo. Esatto. Comunque, vediamo subito com'è andata la lotta. Parte la sfida di Boss Bat allenatore. Perché ricordiamo, siamo sempre sulla visuale di Francesco. Coco Arcanine da una parte e Coco Arcanine, anche dall'altra parte. Qua vedremo se è una spittaia oppure no tra i Coco e gli Arcanine. Vediamo. Ok, Tapu Koko forse è veramente più veloce dell'altro Tapu Koko. Sempre più veloce. E anche Arcanine è più veloce dell'altro Arcanine a sto punto. Hanno vinto entrambi due volte la spittai, ma non credo proprio. Comunque, siamo nella stessa situazione di prima. Vediamo come se la giocano questa volta. Allora, Boss Bat Arcanine viene ritirato Arcanine per mandare Tapu Fini e nerfare il campo elettrico. Sì, per nerfare Koko, volevo dire, scusami. Sì, esatto. Arcanine di Francesco usa protezione. E Tapu Koko va a fare il Vertibolt sullo slot di Tapu Koko. Non fa praticamente niente di danni. Probabilmente si aspettava un altro Protect dall'Arcanine come nella partita precedente. Io non ho capito bene la Celestila, perché comunque, esatto, la mossa, una mossa di elettro da... Mossa Z non fa male. No. Ecco il Normium Z e Nature Power. Mi pare abbia visto Nature Power. Forse l'aveva visto prima il Nature Force. No, non mi pare. Comunque. Astro Impatto fatato, Nature Power, ma penso un po'. Sì. Chi sarà sul Celestila? Sì, perché di Koko. Questo Astro Impatto fatato avrebbe shottato da Koko. E non fa pochi danni comunque. Ah, è un brutto colpo. Okay. Un brutto colpo. Però cacchio, ho fatto quasi metà vita e non è un e non è una buona cosa avere Celestila così di fronte a un Tapu Koko, cioè molto. No, anche perché adesso potrebbe fargli male comunque. Ecco. Anche perché ha messo Tapu Koko, quindi. Messo Tapu Koko a sua volta. Si è boostato, gli ha boostato. Però è confermato essere più veloce dell'altro Tapu Koko, quindi potremmo vedere una Z nel prossimo turno. Nel prossimo turno, infatti, Celestila protegge, però adesso la Z non basta a tirar giù Tapu Koko, credo. Comunque, l'ha fatto un Invertible qui. Ok. Comunque se ne va, fa Invertible sul Tapu Koko. Stavolta c'è il campo, fa un pochino più di danni rispetto a quell'altro. Abbiamo visto che sono entrambi mossa Z dentro Arcanine, che va a intimidire Celestila e Tapu Koko inutilmente, perché quel Celestila abbiamo visto essere speciale. Esatto. Ma comunque pressa al arriva al calmamente su Fini. Pressa Celestila e Tapu Fini va a fare calmamente. Così immagino che quel Koko adesso vorrà attaccare quel Tapu Fini, perché se si lascia gustare quel Tapu Fini può fare danni grandi a tutti. Soprattutto all'Arcanine che c'è dietro e al Chomp, che neanche lui apprezza tanto un figlio. Intanto Celestila viene ritirato e viene buttato Garchomp, perché si aspettava probabilmente un Flare Blitz sopra, o comunque Mugla se l'avrebbe fatto. Koko protegge per scautare un'eventuale Protect avversaria, che infatti arriva da Tapu Fini. Giustamente, bravo. Vediamo Arcanine cosa va a fare. Flare Blitz su Tapu Koko, infatti. E Chomp entra safe, quindi, praticamente. E Chomp ora è safe. Boss Bat ritira Arcanine e manda in campo Cartano. Comunque non era proprio ottimo. Garchomp usa Frana. Garchomp usa Frana, è partito prima di Tapu Koko, quindi sì, è Choice Scarf. È Scarf, ho confermato Scarf. E adesso la Z penso ovviamente sia su Fini. Penso sia su Fini questa Z elettro, perché Tapu Fini ha più uno di immagino speciale shot a Garchomp, quindi vedremo se la Z sotto campo shot a Tapu Fini ha più uno, ma credo proprio di sì. Vediamo. Penso proprio anch'io. Anche se ha più uno, c'è comunque il campo elettrico, quindi scarica fulgurante. Poi indebolito quel Tapu Fini, credo proprio più sciotti. E infatti è così. Quindi Tapu Fini viene mandato a KO da questa Z di Tapu Koko. Rientra Arcanine, che va a intimidire, anche perché adesso può fare Helping Hand e Leaf Blade sullo slot di Garchomp, dato che è loccato su Frana, l'ha visto, non fa niente a Cartana. L'unica cosa che potrebbe dargli noia è un fulmine di Tapu Koko su Cartana. Mentre magari è investito per reggere, vediamo. Comunque Garchomp viene switchato, perché a meno uno con Frana adesso non gli conveniva. Rientra Arcanine, va a intimidire entrambi. E qui deve essere sincero, usa altruismo. Esatto. Qui se devo essere sincero, Tapu Koko ha un'ottima. E Koko protegge. Ha un'ottima posizione, se devo essere sincero, comunque, perché credo shotti il Cartana sì. a questo range. Fendi Foglia va sullo slot di Garchomp, se lo prende Arcanine, non sente più danni comunque anche su Arcanine, credo, in questo caso.
No, il fulmine fa male a tutte e due adesso. Esattamente, su per quello, è un'ottima meno. Posizione. Dipende poi dall'Arcanine se è Adamant o Careful. L'Invertible ti ha fatto 40%, quello. Il fulmine non l'avrebbe tirato giù. No, però l'avrebbe fatto metà vita sicuro. E adesso entra ciò. Forse l'avrebbe mandato in range di bacca. Fuoco carica, immagino sullo slot di Cartana, infatti. Tapu Koko si prende i danni. Questo Arcanine non mi ricordo se era a meno 1. Comunque non è riuscito a shottare Tapu Koko, che aveva già un 100% di danno. Fuoco carica sullo slot di Koko, dove c'è Garcho. Per fortuna niente burn. Intanto vediamo che questo Garcho è un po' 200 HP, quindi è abbastanza bulky. Niente, questo Garcho è libero adesso. Può sparare dei terremoti adesso. Può semplicemente switchare Arcanine, buttare Celestia e fare terremoto. Poi dietro c'è Cartana, perde comunque da Arcanine, esatto. Da Koko e da Celestia, e quindi Bosba decide di forfettare, giustamente, forfettare. Perché non aveva più modi di fermare lo Scarf Chomp. Quindi ottima giocata, meglio che da Francesco. Sì, questa giocata meglio da Francesco. Passiamo al terzo game. Terzo game, Francesco porta i soliti Pokémon che ha portato nel game 2, mentre Bosba decide di cambiare strategia e di provare cambio con drastico. La Trick Room. Prova con la Trick Room con direi. Porygon e Gigalith, con dietro invece Koko e Tapu Fini senza Arcanine. Probabilmente quel Gigalith aveva White Guard, non ricordo, perché in teoria dovrei avere tutti quanti i set, però non me li ricordo ovviamente. E quindi poteva essere un buon modo per fermare Garcho, perché sotto Trick Room poi Porygon avrebbe fatto Ice Beam, se avrebbe preso il boost avrebbe tirato giù. Senza boost penso proprio di no, perché quel Garcho abbiamo visto che era bulky. Comunque la lead questa volta è Koko Arcanine contro P2 Gigalith, vediamo come sarà. Si sarà sviluppata la lotta. Parte la sfida di Boss Battallenatore per la terza volta, ultimo match della Best of Three. Chi vince questa passa avanti in top 4. Gigalith e Porygon 2, entrambi shiny dalla parte di Marco, mentre Koko Arcanine di nuovo tre volte di fila, stessa lead, non si cambia, dalla parte di Francesco. Elettrogenesi e Prepotenza qui ovviamente partono prima perché sono più veloci in campo di Koko e Arcanine. Poi abbiamo Porygon 2 col download e poi ci sarà Gigalith che vabbè metterà la sabbia. Quindi abbiamo quattro abilità che si attivano in questo un turno. Primo turno di soltanto abilità, diciamo. Sì, download si boosta l'attacco speciale, comunque quel Porygon 2 che non è mai male. E esatto. Gigalith mette la Sand che gli boosta la difesa speciale. Tapu Koko parte subito, veniamo mossa di Zeta. Questo penso sia un double target su Porygon per impedire la Trick Room. E Gigalith non ha protetto, quindi potrebbe aver sparato una frana, uno Stone Age o calato una maledizione. Vedremo. Mi verrebbe quasi da pensare, se devo essere sincero, un Earthquake, perché in effetti Porygon 2 tanca abbastanza. Dipende. Mentre entrambi i... dipende se ce l'ha, non comunque. So. Giga scarica folgorante, va su Porygon, non gli fa quel danno, però con questo danno riuscirà il Flare Blitz a tirare giù? No, perché Porygon 2 è Porygon 2, infatti riesce a reggere. Gigalith setta la maledizione. Maledizione. È partito prima Gigalith, quindi questo vuol dire che quel Porygon ha messo Trick Room, anche perché era la cosa più plausibile. Non avrebbe fatto altrimenti nient'altro, forse T-Bolt su Arcanine, ma non aveva senso. C'è da dire però che mi sa che quel P2 adesso può andare giù dai speed di... no, Uda Sand, ecco, più... Muore di Sand. Muore di Sand, ok, comunque. Quindi la sua risposta a Garchomp è andata abbastanza che io subito, però ha settato la Trick Room, vedremo come se la caveranno. Qui, dato che non ha portato Snorlax, Francesco deve stallarla un pochino con Celestia, penso, e cavarsela con Protect e predictare su chi vanno i colpi. Vediamo un po'. Arcanine viene ritirato per riciclare l'Intimidate dopo. Entra Garchomp che si prende molto bene i danni di Gigalith, un po' meno quelli di Tapu Fini. Missa la frana sul Tapu Koko. Tapu Koko missa pure. Garchomp non si prende niente. E Garchomp tanca benissimo. Si prende niente nonostante il più uno di Gigalith. Il Moonblast va sul Tapu Koko. Moonblast arriva su Koko. Senza quel danno di frana riesce a reggere e Fulmine va su Tapu Fini. Ovviamente appunto, non può paralizzare grazie prima, al campo. Vita più o meno. Tapu Fini si prende i danni della Sand, però sono inutili perché dopo si riprenderà con i Leftovers. Mentre su Koko invece sono importanti, perché questo Koko probabilmente rende di qualsiasi cosa. Anche di Extreme Speed e di Arcanine. Che non ha portato però, è vero, non ha portato Arcanine. Koko se ne va, entra Celestia, Tapu Fini nemico protegge, magari si aspettava una Protect di Garchomp, vediamo, no. Questa per me è maledizione, ok, maledizione. Interessante, strano. Per reggere meglio l'Earthquake, credo. Va a più 2 in difesa e a più 2 in attacco. Garchomp però va a fare Vela in puntura su Tapu Fini. E quindi se è Scarf si è alloccato su Vela in puntura e quindi Gigalith può stare tranquillo
e fare frana, Stonehenge frana su quel Celestila. Infatti è stata anche una scelta interessante, perché Fini era già a poca vita, non capisco perché loccarsi su delle impunture a sto punto. Perché in effetti con terremoto, se ce l'aveva, probabilmente se l'avrà avuto, avrebbe fatto danni su tutti. Sì. Boh, non lo so. Capito. Comunque Celestila tentenna di frana, Fanghiglia arriva. Nessun drop per fortuna, Garchomp va a fare vela in puntura e questo qua è che io su Topofini. Topofini se ne va. Celestila riprende con i leftovers, vedi che anche se l'attaccante speciale questo Celestila non è non ha senso. Comunque si è bloccato su vela in puntura forse per Coco. Oppure si è bloccato su vela in puntura aspettandosi un wild guard. Però non avrebbe senso. No, perché c'è terremoto. Appunto, si aspettava un wild guard probabilmente da quel Gigalith. Ah, possibile. Per questo non ha fatto Earthquake. Dietro che dietro ce l'aveva Tapofini e Tapococco, non mi ricordo se l'ha visto o no, non l'aveva visto. Comunque poteva essere. Era la sua mossa più safe, perché frana e terremoto erano fermati da wild guard. Quel Gigalith adesso è a più uno, di frana non so quanto faccia, non riesce a shootare Arcanine, nemmeno. Però fa buoni danni su tutte e due. Fa buoni danni, però manda Arcanine in range di Bacca. Se la mangia dovrebbe essere uno degli ultimi turni questo. Celestila adesso va a fare Cannon Flash su Gigalith, che regge abbastanza bene grazie alla Sand. Il Tapu Koko avversario va a fare Dazzling Gleam, dato che c'era il Garchomp, e dato che era Scarf quel Garchomp avrebbe attaccato dopo, quindi sarebbe morto di Dazzling Gleam a quel range. Celestila recupera con i leftovers, la Trick Room finisce. Quel Celestino non è messo benissimo adesso, infatti deve proteggere. Il Tapu Koko continua a fare Magi Brillio aspettandosi uno switch in di Garchomp. Appunto, perché no, questo non è Specs, non è Scarf, anche perché Koko Scarf è abbastanza me. Arcanine va a fare Flare Blitz su Tapu Koko, che non basta comunque per tirarlo giù, e penso a questo che abbia fatto un'altra frana. Esatto, ma... Esatto. A Francesco va bene così, va bene che muoia Arcanine, perché adesso può rientrare con Garchomp, dato che avrà capito che quel Gigalith non ha wild guard, penso. Esatto. Protect, frana... Perché se l'avesse avuto, in effetti, la giocata migliore sarebbe stata usarlo prima. Esatto. No, rientra con Koko, anche lui sì, abbastanza wild safe. Guard. Sapendo che... Sì, o ha wild guard o ha Stonehenge quel Gigalith. Se non ha wild guard ha Stonehenge, oppure potrebbe avere Earthquake, ma non l'ha fatto, non ha fatto manco Heavy Slam, quindi a sto punto penso abbia Stonehenge. Koko avversario protegge dal fulmine di Tapu Koko, ma Francesco ha fatto una mossa safe, perché senza Sand Gigalith veniva giù di Cannon Flash e quell'altro Koko veniva giù di Thunderbolt, e quindi era abbastanza in speed control in questo turno, ha fatto molto bene. Questo è stato un vantaggio avere Celestila speciale, perché altrimenti fosse stato fisico la partita sarebbe andata diversamente a mio parere. Esatto. Tapu Koko adesso rimane da solo contro Koko, Stila e Garchomp dietro, quindi non può fare altrimenti Koko, niente. È veloce. E Tapu Koko di Francesco va a shottare il Tapu Koko avversario. Quindi Francesco supera la top 8 e passa in top 4. Questa qua era la prima lotta della top 8, ne caricherò due basta di top 8, una di top 4 e una della finale. La prossima settimana avremo quell'altra partita della top 8. Se volete seguire ancora il nostro gruppo, se vi ricordo in descrizione, Nesos League, cercatela su Facebook. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, passa a Facebook, Instagram, testate con intenzione. E ciao ragazzi! Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.